Signore, ti vogliamo ringraziare per questo incontro, per questo tempo con te. Signore, ti vogliamo pregare, benedici, Signore. Manda la tua parola, la tua unzione, la tua benedizione, Signore, che sia di edificazione per la nostra crescita, che ognuno di noi possa ricevere rivelazione nel nome di Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. E vogliamo leggere in Atti 2, versetto 14. Lode Gesù Cristo. La formazione della Chiesa, la storia della Chiesa cristiana, nasce della nuova Chiesa nel giorno della Pentecoste. Quando lo Spirito Santo discende e rende uomini normali, li rende, li cambia, li rende sovrannaturali. Che la Chiesa è un elemento sovrannaturale del cielo sulla terra. Il grande errore che è stato fatto è quello di dare il modello umano, di imporre un modello che non è quello del cielo. E tutti quei modelli che noi vediamo che non appartengono a quel modello celeste che deve rispecchiare la volontà di Dio nel cielo, come Lui ce l'ha trasmessa, alla fine mostreranno tutti quei modelli i limiti di quello. Ora, voglio partire leggendo il discorso di Pietro alla Pentecoste. Versetto 14, Atti 2, dice: Pietro, levatosi in piedi con gli undici, alzò la voce e parlò loro così: uomini di Galilea, voi tutte che abitate in Gerusalemme, vi sia noto questo e ascoltate attentamente le mie parole. Questi non sono ubriachi, che voi, come voi supponete, perché è soltanto la terza ora del giorno. Ma questo è quanto fu annunziato per mezzo del profeta Gioiele. Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni spenderò il mio spirito e profetizzeranno. Farò prodigi sul cielo e segni giù sulla terra, sangue e fuoco e vapore di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il grande e glorioso giorno del Signore. E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra di voi mediante opere potenti, prodigi e segni che Dio fece per mezzo di Lui tra di voi, come voi stessi ben sapete. Quest'uomo, quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio la prescienza di Dio, voi, per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Ma Dio lo risuscitò, avendolo sciolto dagli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che egli fosse da esso trattenuto. Infatti Davide dice di lui: io ho avuto il Signore continuamente davanti agli occhi, perché egli è alla mia destra, affinché io non sia smosso.
Per questo si è rallegrato il mio cuore. La mia lingua è giubilata e anche la mia carne riposerà nella speranza. Perché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades e non permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione. Tu mi hai fatto conoscere le vie della vita. Tu mi riempirai di letizia con la tua presenza. Fratelli, si può ben dire liberamente riguardo al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto. E la sua tomba è ancora ad oggi fra noi. Egli dunque, essendo profeta e sapendo che Dio gli aveva promesso con giuramento che sul suo trono avrebbe fatto sedere uno dei suoi discendenti, previde la resurrezione di Cristo e ne parlò dicendo che non sarebbe stato lasciato nel soggiorno dei morti, che la sua carne non avrebbe subito la decomposizione. Questo Gesù che Dio lo ha risuscitato, di ciò noi tutti siamo testimoni. Egli dunque, essendo stato esaltato alla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite. Davide infatti non è salito in cielo. Eppure egli stesso dice: il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io abbia posti i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo col Gesù che voi avete crocifisso. Questa è il discorso, il sermone, la predicazione dell'Apostolo Pietro nel giorno della Pentecoste, nel giorno della discesa dello Spirito Santo. Possiamo dire che questa è la prima predicazione della Chiesa formata da Gesù, formata dallo Spirito Santo. La caratteristica della nuova Chiesa è la presenza dello Spirito Santo nelle anime. Uomini che hanno deciso di dare la propria vita al Signore, di consacrare la propria vita. Uomini che hanno dedicato un tempo, dice, che erano tutti riuniti, erano in 120 nell'alto solare e pregavano intensamente insieme. Erano di una sola mente, di un solo animo. Pregavano insieme e lo Spirito Santo è sceso su di loro. Lode Gesù Cristo. Versetto 1 di capitolo 2 dice: quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia, riempì tutta la casa dove si erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutte furono riempite di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro di esprimersi. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Che meraviglia. Le persone che li vedevano, che non erano stati toccati dallo Spirito, li giudicavano secondo la loro posizione spirituale. Tutti erano stupiti, erano perplessi. Dice: ma che significa questo? Alcuni ridevano, prendevano in giro. Dice: ma sono pieni di vin dolce. Pensavano che questi si erano ubriacati. Lode Gesù Cristo. Anche oggi avviene la stessa cosa. Quando
la sua Chiesa si manifesta, manifesta la sua unzione, la sua potenza, la presenza dello Spirito Santo. Quando noi lo manifestiamo, chi non comprende, chi non ha la visione, giudica e giudica secondo la propria posizione, il proprio spirito. Lode Gesù Cristo. E noi vediamo che inizia in questo giorno, è l'inizio della Chiesa. La Chiesa è formata dallo Spirito Santo ed è fondata sul fondamento degli Apostoli e dei Profeti. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. In questo tempo il Signore ci sta parlando ai Suoi servi. Quello che io sento, la voce che sento dentro, il richiamo che io sento dentro, che in questo tempo il Signore ci sta chiamando a una purificazione. Siamo entrati in un tempo nuovo. Tutto quello che era prima è come se appartiene tutto al passato. Questo tempo dove tutto il mondo si è fermato e siamo stati costretti all'isolamento ci ha portati, diciamo, come se fossimo entrati come il popolo di Israele. Questo l'ho predicato domenica. Dio passa attraverso quelle acque, il Mar Rosso, e noi stiamo passando attraverso un tempo di purificazione. Malgrado noi, ma tutto il mondo sta passando un tempo dove viene spogliato, ma soprattutto la Chiesa. Io voglio guardare cosa il Signore vuole dire a noi come Chiesa. Egli come Chiesa ci sta lavando, ci sta purificando, ci sta facendo entrare in un tempo, come dire, è come nel deserto dove il popolo di Dio fu purificato da tutto ciò che era la loro formazione. Da quello che avevano subito in Egitto, la schiavitù, l'influenza spirituale del dominio di quel tempo. Noi come Chiesa ora stiamo attraversando un tempo dove questo tempo sta servendo per coloro che lo amano a essere purificati da ogni formalismo religioso, da ogni forma che non appartiene alla sua, al suo modello. È vero, noi ora stiamo entrando in questo nuovo tempo. E ognuno di noi che desidera in questo nuovo tempo, Dio ci vuole rigenerare, trasformare. Il Signore ci sta dando una nuova opportunità. Non sta tornando il Signore. Questo lo stanno sentendo tutti i servi di Dio. Tutti quelli che io ho ascoltato fino ad oggi, e anche io lo sento, non è il tempo del ritorno di Gesù ora. Ma ora è un tempo di prova, dove la Chiesa viene provata. È un tempo dove ognuno di noi deve tornare alla riflessione. Dio ci sta chiamando a migliorare la nostra relazione con Lui. Ci sta spogliando del vecchio. Ci sta liberando da tutto ciò che era negativo. Qualcosa di forzato.
qualcosa che noi non abbiamo forse neanche cercato, ma forzatamente siamo entrati, perché il Signore ci sta indirizzando. Dio indirizza la sua Chiesa. Indirizza il suo corpo. Noi ora dobbiamo formare il corpo di Cristo. Ora è il tempo dove ognuno può ritornare e può entrare in questa fase per essere corpo di Cristo, lasciando tutto ciò che è stato il vecchio. Se noi abbiamo il cuore di tornare a Lui, di pentirci, ecco, noi dobbiamo imparare il pentimento, il ravvedimento. Dobbiamo imparare. Il ravvedimento significa riconoscere i propri errori, riconoscere la posizione di peccato e ritornare sulla via di Dio, sull'indirizzo di Dio. Dio ci sta dando un nuovo tempo per questo. Quindi ognuno che sta ascoltando, ognuno di voi che sta ascoltando, Dio sta parlando a me, sta parlando a te. Sta dicendo di ritornare a Lui in una relazione più forte, più intima. Noi dobbiamo imparare a ritornare a pregare, a inginocchiarci, a prostrarci, dice la Scrittura, prostrarci, cioè a spanderci davanti a Lui, prostrati, tutti, non solo inginocchiati, solo leggiamo, ma tutto il corpo, tutto l'essere prostrato alla Sua presenza. Questo significa entrare nel tempo dove l'umiltà, la mansuetudine, ne abbiamo parlato di questo. A chi verrà dato il suo spirito? Dice la Scrittura che il suo spirito viene dato a chi è umile di cuore, è umile e mansueto. A chi è pronto a riceverlo, a chi lo desidera, a chi riconosce il Signore, a chi riconosce la sua deità, chi riconosce che Egli è morto sulla croce e ancora di più è risorto. Gesù è risorto per me, ha pagato il prezzo per me e io desidero fare parte del suo corpo, desidero che il suo spirito possa dimorare in me. Lode Gesù Cristo. Se noi ci abbassiamo, Egli verrà innalzato. Se noi abbassiamo noi stessi, Egli entrerà. Se noi ubbidiamo alla Sua parola, se ubbidiamo ai Suoi comandamenti, dice che io e il Padre verremo a dimorare con te. Lode Gesù Cristo. E noi vediamo che attraverso questa lettura, questa è stata la prima predicazione, possiamo dire, predicazione zero del nuovo patto. E dopo questa predicazione dice, versetto 37, udite queste cose e si furono compunti nel cuore. E dissero a Pietro, agli apostoli, agli altri apostoli, fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro a loro dice, ravvedetevi, ravvedetevi. Alleluia, ravvedetevi. Ecco, se la parola sta arrivando e sta toccando il tuo cuore, perché Dio ci sta facendo entrare in un nuovo tempo, proprio la sua Chiesa che sta entrando in un nuovo tempo, non è perché lo dico io, perché è il Signore che l'ha stabilito. È il tempo, tutto il mondo. Non era mai successo. È
successo nel secolo scorso, ce lo testimonia alcuni servi, ce lo hanno raccontato. Il secolo scorso è avvenuta una cosa simile. E anche in questo secolo, stiamo entrando in questo nuovo secolo, in questo nuovo tempo, dove la Chiesa deve essere formata e noi dobbiamo formare i figli di Dio, dobbiamo formare i discepoli, dobbiamo formare un popolo che possa essere sale e luce in questo tempo di tenebre. Così come dice il nostro Signore Gesù Cristo, il capitolo 4 di Giovanni, dice: è giunta l'ora che i veri adoratori adorano Dio in spirito e verità. Dio è alla ricerca dei veri adoratori. Significa che ci sono anche i falsi. Dio ora sta cercando quelli veri, quelli che adorano il Signore con tutto il cuore, che sono pronti a mettere tutto da parte, sono pronti a abbassare ogni posizione umana, ogni interesse umano di questa terra e mettere il suo interesse al primo posto. Noi non possiamo entrare nell'impegno di servizio se non prima diventiamo adoratori. Ho predicato nei giorni scorsi, nelle settimane passate su questo. È attraverso l'adorazione che Egli ci purifica e ci forma per il ministero, per il suo servizio. Quelli che diventano veri adoratori diventano veri servi di Dio, stabili, e che gli elementi di questo mondo non possono toccare, perché chi assapora la vita, lo spirito della vita, chi vede la faccia del Signore, chi sente la presenza di Dio, lode Gesù Cristo. Ora è il tempo del pentimento, del ravvedimento. Noi dobbiamo riconoscere tutti i nostri errori, guarda, in questo tempo. Dobbiamo capire che Dio ci sta richiamando, sta riformando la sua Chiesa. Lo Spirito Santo sta riformando la sua Chiesa. Ed è un nuovo tempo. E Dio sta chiamando, attraverso i suoi figli, sta chiamando un popolo a ritornare a Lui per una formazione della Chiesa, della sua Chiesa. La Chiesa appartiene a Gesù Cristo. Egli ha pagato il prezzo. Egli ha pagato con la croce. Ha pagato sulla croce con la sua vita, ha versato il suo sangue per noi. Dio ha dato tutto se stesso per noi. Questo è il prezzo dell'opera della croce. E oggi noi, se vogliamo ottenere un posto nello spirito, nel mondo spirituale, dobbiamo pagare il prezzo. Anche noi dobbiamo morire a noi stessi. Dobbiamo sacrificare quella parte umana, dobbiamo fare morire. Perché se no faremo morire quella parte cercherà sempre di sorgere, di crescere, di distruggere l'altra. Abramo fece un errore, cercò di anticipare i tempi di Dio con la schiava, con Agar, cercò di rimediare, nacque Ismaele. Quello fu un frutto della carne, dice, ma il frutto dello spirito era Isacco. Noi vediamo sempre che c'è un combattimento tra quella parte umana e la parte dello spirito. Poi gli capì che doveva andare via, doveva allontanare quella parte umana.
e fare crescere quella parte spirituale. Noi dobbiamo imparare da quello che è avvenuto nel vecchio patto, in alcuni episodi. Dio ci fa vedere questo, che noi ora dobbiamo fare crescere quella parte che è nata da Dio dentro di noi. Tutti noi che stiamo ascoltando, che abbiamo accettato Gesù, noi abbiamo quella parte di Dio. C'è il Figlio di Dio dentro di noi. E dobbiamo fare andare via, fare crescere il Figlio di Dio, alimentare il Figlio di Dio che è dentro di noi. Lo dobbiamo spingere a crescere, e quella parte spingerà il nostro essere a fare la sua volontà. Ma per fare ciò dobbiamo morire, noi stessi, dobbiamo fare morire quella carne, dobbiamo crocefiggere tutti quegli stimoli che vengono da questo mondo, che portano al peccato, dobbiamo fare morire, per fare crescere la natura di Dio. Dobbiamo imparare a ricercare la sua faccia, a entrare in una relazione intima più forte. Ognuno di noi si deve organizzare, deve trovare il tempo personale di preghiera, di inginocchiarsi da solo, prostrarsi davanti alla sua presenza, cercare il suo volto, perché Dio parla. E da qui usciranno questa Chiesa, questo corpo di Cristo che Egli vuole formare su questa terra per questo nuovo tempo. E qui noi vediamo, leggendo più in avanti, che molti entrarono, richiedono di essere battezzati. Dice: quelli che accettarono la sua parola furono battezzati, e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone. 3.000 persone erano perseveranti nell'ascoltare gli insegnamenti degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane, nelle preghiere. Ognuno era preso da timore, e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. Lode Gesù Cristo. Tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le proprietà e i beni, li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. E ognuno e ogni giorno andavano assidui e concordi al tempio, rompevano il pane nelle case, prendevano il cibo insieme con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Il Signore aggiungeva al loro numero ogni giorno quelli che venivano salvati. Meraviglia. Vedete, la prima Chiesa aveva il favore del popolo e il favore di Dio. La prima Chiesa aveva attuato quello che era il regno di Dio. E Dio ci vuole preparare per questo. Vuole che veniamo svecchiati, che i nostri vestiti spirituali, il nostro vestimento sia rinnovato, rinnovato secondo il suo indirizzo. Ognuno di voi, ognuno di noi, impari a cercare il suo volto, la sua presenza, perché il Signore parla e vuole parlare ad ognuno. Che ognuno possa essere un artefice dell'opera di Dio. Questo è quello che il Signore vuole per te, per me, per tutti coloro che stanno ascoltando. Lode Gesù. Ah.
benedico. Voglio pregare insieme a tutti voi. Signore, ti voglio pregare per tutti coloro che stanno ascoltando. Io ti prego, Signore, benedicimi, spandi il tuo spirito e la tua benedizione su tutti coloro che stanno ascoltando questo messaggio, che possano ricevere rivelazione, edificazione. Signore, perché, Padre, io ti ringrazio perché tu desideri formare il tuo popolo, desideri dare un indirizzo al tuo popolo, un indirizzo chiaro e netto. E tu ci hai detto, se voi siete disposti a dimenticare le cose passate, io farò per voi cose nuove. Io farò per voi cose nuove. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dio ci benedica.